Bellissimo. Devo riconnettermi, ma ce ne sarà qualcuno che passa ancora, no? Problemi. Belli questi. Aspetta, adesso, adesso arrivo, figa. Sono veramente belli, sì. Ma adesso gli altri dove sono? Gli altri carri arrivano. Arrivano giù da là, È arrivato un carro. No. Ho sentito un trattore, ma la mia ria. Fate ria, misura. Maria, trucco e libera. Come ti chiami tu? Come ti chiami? Giorgia. Se volete venire a Maria Trucco, cercate Giorgia, ecco mi è arrivato uno. Giorgia, sei desiderata a Maria Trucco. Aria Trucco. Grazie. Cioè adesso arrivano perché sennò non arrivo. Non ci sto più dentro già. Cristiane, mi hai detto le due che arrivano, le 4:30 che mi sa che si. Oh, però sai dov'è quello che parla? Allora, c'è una richiesta. Mancano 3 piatti ai giocolieri. Magari qualche primo se ne preso, gentilmente venite a sperare alla provoca. Più o meno metà, Piatto, figaro. Sì, anche perché finché non arrivo io non lancio il posto. Thank you.
È lui. Col microfono è lui. No, il microfono è proibito. Oggi è proibito prendere il microfono. Mi dispiace. Pizza. Siamo nel giro dei carri, da poco arrivano i carri che uscireranno in questa piazza, i carri che arrivano dagli amici del Carnevale di Caravaggio, dopo quella tirata che faranno in questa piazza. Tutti voi siete invitati in via Matteotti, dove ci saranno ancora le distribuzioni delle chiacchiere offerte dall'aiuto di Natale Cannavaro, e dove ci sarà la premiazione del carro più bello che voi avrete espresso con il vostro applauso e il vostro gradimento. E questo carro riceverà il primo trofeo Città di Treviso Scuola d'Oro. Ringraziamo la Provenza che ha organizzato questa manifestazione, gli sponsor ufficiali che hanno partecipato alla realizzazione di questa manifestazione, che sono il Comune di Treviso, il Distretto del Commercio, la Quarta di Treviso Cooperativo, e la Giornalizio, il ragazzo che è stato realizzato da la Giornalizio Pumadoro, che si chiama Punto Dolce, che è localizzato in via Matteotti. E ricordiamo a tutti che in collaborazione con la Rete Qualità CSI tutte le mascherine potranno effettuare una foto ricordo in via Matteotti, che verrà stampata immediatamente con il mago del Carnevale Piuma d'Oro. Quindi, dopo il passaggio del carro vi aspettiamo tutti in via Matteotti, dove, ripeto, ci sarà la conclusione di questa eccezionale manifestazione che riporta tutti noi nel carnevale, nella gioia e nei ricordi. Tutti noi in questa giornata ci sentiamo bambini, ci ricordiamo dei nostri carnevali di un tempo, ci ricordiamo quando eravamo vestiti da Merlo, eravamo vestiti da Fabine, eravamo vestiti da Leone, ma l'unica cosa che ci unisce continuamente è lo spirito del carnevale, che almeno in un giorno ci fa dimenticare quelle che sono le nostre preoccupazioni, i nostri problemi quotidiani. Ringraziamo, ripeto, sempre tutti coloro che ci danno una mano, sia dal gruppo organizzativo che dal gruppo di vista di ma l'hai condiviso? Sono capo! Ma è al bar! Glielo ho già detto la Francesca! La Francesca glielo ho già detto! Che mi serviva la corrente di andare al bar!
ma speriamo che questo sia l'inizio di qualcosa. C'è una borsa che possa continuare sempre negli anni. Ci auspichiamo che magari qualche la borsa dentro nella borsa, qualche associazione di genitori come avviene in altri paesi vicini, si uniscono per realizzare dei campi che possono sfidare l'anno prossimo qui da noi, insieme, ripeto, anche agli amici del Carnevale di Caravaggio, che ringraziamo con un grande applauso per quanto riguarda la disponibilità per questo giorno di festa. È che noi siamo ma se arrivano i carri io devo prenderli, arrivano adesso non vai al bar, ma tu li prendi così, non te ne frega niente del computer, sono già in diretta io, non ti frega niente il computer, era per fede, non so se fate in tempo con i due. In attesa dei carri vi ricordiamo le manifestazioni che la Colombo ha organizzato da 20 giorni. Vi ricordiamo particolarmente che domani ci saranno le bancarelle di Forte dei Marmi, dalle ore 8 in via Matteotti, in via 25 che è in piazza Garibaldi, in piazza Banana, ci saranno le bancarelle che attivano la città di Forte dei Marmi. Poi, martedì 12 febbraio, dalle ore 15, Piazza Manara, con la distribuzione di Piazza Regoliano per tutti, lo spettacolo dei Duattini con la compagnia Riperti, dove ci saranno realizzati anche i giochi Magia, Pollo e Palloncini, e con la domani a martedì sera, come ci sarà in più, sarà la realizzazione da parte della del programma con i fondi secondo il comune di Treviglio, quella realizzazione così come ha detto che poi era una sessionata al sport di Treviglio. Per quanto riguarda il calcio a 5, il campo domani noi tutti dovremo andare al bar paziente di Treviglio, dove sarà il calcio a 5 realizzato al vivo di Treviglio e questo è il collaboratore con tutte le sportive locali e dei paesi vicini e in quindi questa organizzazione del voluta e fuori dal problema della società di Treviglio si concluderà martedì sera con la partita amichevole della nazionale di calcio italiana contro la nazionale di calcio del Colorado con ingresso gratuito. Bene, questa è la cosa importante, noi tutti potremo vedere dei grandi campioni che si esprimeranno nel calcio a 5. Ripeto, martedì sera dalle ore 20 alla sala Cassetti, l'inizio delle rappresentazioni verranno avverranno domani con la decisione e il rinvio delle soluzioni. Sto cercando! Quando queste arrivano i cambi! Sono andata a cercarsi! Potrebbe essere più.
detto?
time.